Quando i frati raggiunsero il numero di 8, il beato Francesco li radunò tutti insieme e dopo aver parlato loro a lungo del regno di Dio, del disprezzo del mondo, del rinnegamento della propria volontà e del dominio che si deve esercitare su se stessi, li divise in 4 gruppi, di 2 ciascuno, e disse loro: «Andate, carissimi, a due per le varie parti del mondo e annunciate agli uomini la pace e la penitenza, in remissione dei peccati. E siate pazienti nelle persecuzioni, sicuri che il Signore porterà a termine il suo disegno e manterrà le sue promesse. Rispondete con umiltà a chi vi interroga. Benedite chi vi perseguita. Ringraziate chi vi ingiuria e vi calunnia, perché in cambio ci viene preparato il regno eterno». Ed essi, ricevendo con gioia e contentezza grande l'obbedienza da parte di Francesco, abbracciarono ciascuno il Beato Padre, il quale con tenerezza diceva ad ognuno: «Riponi la tua fiducia nel Signore ed Egli avrà cura di te». Questa era la frase che Francesco ripeteva ogni volta che invitava qualche frate ad eseguire un'obbedienza. Riponi la tua fiducia nel Signore ed Egli avrà cura di te. Riponi la tua fiducia nel Signore ed Egli avrà cura di te. Riponi la tua fiducia nel Signore ed Egli avrà cura di te. Allora frate Bernardo partì con frate Egidio per Compostela, al santuario di San Giacomo in Galizia. Francesco, con un altro compagno, scelsero un'altra direzione. Gli altri 4 a due si incamminarono verso le altre 2 direzioni. Ma passato breve tempo, Francesco, desiderando di rivederli tutti, pregò il Signore affinché colui che raccoglie i figli di Israele che sono dispersi, nella sua misericordia, si degnasse di riunirli presto. E miracolosamente, secondo il suo desiderio e senza che alcuno li chiamasse, si ritrovarono insieme e resero fervide grazie a Dio. Prendendo cibo insieme, si dissero l'un l'altro la loro meraviglia per aver avuto il medesimo pensiero. Si raccontarono le meraviglie compiute dal Signore lungo tutto il loro cammino e furono pieni di gioia per essersi ritrovati in lieta fraternità insieme con il beato Padre Francesco.